Reaction al trailer del film Black Widow, film Marvel in uscita l'anno prossimo sul personaggio di Vedova Nera. Vediamo com'è. Flashback del passato. La ballerina facciamo vedere già in una Avengers. Anche questo è di Avengers, sta scena. Vabbè. Effetto nostalgia, pacchi. Marvel Studios, già qua un miliardino se lo prendono. Questo qua è cattivo. Sembrava il padre di Stark. Ma non è un po' diverso, sì. Cattivo russo. Ammazzate. Oh, però come va. Sess. Ah, ma sua sorella. Una sorella segreta. L'assetta del Ninja Assassin. E quello chi è? Lo sceriffo. È ancora vivo. Quindi non è ammazzato. Lui cos'è, Capitan Comunismo? Non lo so, Capitan Russia. Capitan Comunismo. Buona palla. Quello è finalmente Marvel. La grafica è bella però. Maggio 2020. Beh, che dire, insomma, hanno fatto un pochettino quello che potevano fare, nel senso, non è che, cioè, Vedova Nera, al di là del fatto che lo interpreta Scarlett Johansson, non è mai stata uno dei protagonisti degli Avengers, già solo per il fatto che non ha superpoteri, non è un supereroe. Però uno dei primi. Sì, e qua hanno cercato, lei è sempre, diciamo, stata più nell'ambito dello... Cioè lei è un po' come Occhi di Falco, Nick Fury, non ha superpoteri, però è una super spia, conosce da menare meno e tutto. Però la domanda è, un film supereroi senza supereroi può aver successo? D'altra parte mi viene da dire, siccome i film su supereroi ultimamente, insomma, un film di supereroi con un non supereroe protagonista potrebbe essere la formula giusta in realtà. Ma in realtà si vede già che fanno in realtà sì, cioè, in realtà poi i supereroi ce li mettono, perché comunque lei il costume poi se lo mette, sì. Lei la sua famiglia, poi suo papà, sua mamma, sua sorella, insomma, va che captano l'Unione Sovietica a sto punto. Se spera che sia in realtà solo costumi, sì. Che non ci siano dei superpoteri. Potrebbe essere interessante, vediamo. Questo affrontare un film con protagonisti, sì. Che non abbiano poteri. Si, insomma, vede già che c'è tipo un cattivo che sarà parte di un governo, società segreta, sì, la faccia misterioso, da politico, più poi il cattivo che lancia le frecce, che non so, la versione cattiva di Occhi di Falco. Ma può darsi che sia Occhi di Falco, ha detto, cos'è che cita sempre Budapest. Potrebbe essere il loro incontro. È che diciamo che si vedono. Questo qua è tipo, è tutto un flashback, perché lei in teoria per muore. Lei è morta in teoria. Quindi c'è anche questo in qua, teoria. Fare un film intero su un personaggio che sai già che poi nel suo futuro morirà, se effettivamente è morta, e con il film Marvel non si può mai essere sicuro al 100%, potrebbe risultare poco interessante. Sì, però vediamo, insomma, vediamo, Alla fine anche Rogue One si è guardato di personaggi che sì, non, il fatto che tu già sappia già come va a finire non è che ti scazzi il film. Beh, dai, insomma, come trailer in sé per sé non era male, un po' di curiosità lo stimolava. Sono cose un po' più belle, personalmente tutte le scene quelle lì, diciamo, più grosse, in quell'ambientazione, diciamo, di montagna con la neve, piacciono meno. Quelle invece, quelle urbane, tipo l'incontro della sorella, quando si lanciano lì su quell'obelisco, lì che sembrano più proprio da film di spionaggio, di mazzate, basta, non di superpoteri, quelli mi interessano un po' di più, forse. Sì. Bene, dai, direi per questa trailer reaction restiamo un po' più agili, quindi ci fermiamo qui.
Vedete che video, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, guardate le altre trailer reaction della Fairy Family Film, esplorate anche il resto del canale, ci sono un sacco di contenuti che sicuramente vi interesseranno. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento con la Fairy Family Film. Ciao a tutti!